Conosci, rispetta e vivi il tuo territorio, il rischio perché è stato il tema dibattuto ieri sera nei locali della Protezione Civile Pro Civis di via Ossidia Nagera, dinanzi ad una folta rappresentanza di allievi e volontari. Alla conferenza ha preso parte il geologo Salvatore Saia, funzionario di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Si è parlato dei rischi territoriali, idrogeologici, sismici e industriali e delle competenze che interessano il mondo del volontariato. A volte ci ricordiamo della Protezione Civile proprio quando ci sono eventi tragici, purtroppo. E grazie, riusciamo a rendere attuale sempre queste problematiche, grazie anche ad associazioni come la Pro Civis e le altre associazioni di volontariato che sono presenti sul territorio e ci ricordano in ogni momento che i rischi sono incombenti, che il nostro territorio è fortemente esposto non solo dal rischio sismico per come stiamo vedendo in questi giorni, ma anche il rischio idrogeologico, il rischio incendi nel periodo estivo e non solo, e altre tipologie di rischi minori, che consideriamo minori, non ultimo anche l'assistenza che andiamo a produrre con gli immigrati, purtroppo. E questi popoli che sono così sfortunati rispetto a noi e che cerchiamo di aiutare. Il responsabile della Pro Civis di Gela, Luca Cattuti. La Pro Civis rappresenta questo strumento di formazione e di informazione cittadina. Come potete ben vedere, come è piaciuto proprio il messaggio, una sala congressi proprio gremita di giovani che vogliono conoscere al meglio il rischio cittadino. È importante. Perché fare protezione civile significa fare informazione. Se l'informazione va fatta quotidianamente e con impegno, con lo stesso impegno che i volontari della Pro Civis in questi anni hanno messo in campo a livello sia cittadino e fuori cittadino, anche nell'emergenza. L'impegno vuole essere proprio l'elemento fondamentale in questo e noi siamo contenti di poter portare avanti questo nostro impegno sociale. Ma soprattutto dare testimonianza che una realtà come la Pro Civis, una pubblica assistenza di questa città, riesce a dare e a portare un messaggio importante ai cittadini.